L'oleificio Mancino si trova nell'agro di Gioia del Colle ed è un'altra eccellenza del territorio. Siamo andati a visitare l'azienda in pienissima attività tra raccolta di olive e lavorazione del prodotto. Un'annata all'insegna di qualità in un mercato sempre più duro e competitivo. Andiamo a scoprire l'oleificio Mancino. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire se dobbiamo parlare di oleificio Mancino o oleificio San Domenico. Prima cosa, abbiamo Filippo. Ciao, prima di tutto grazie di essere venuti in casa Mancino. San Domenico perché siamo in contea da vicinale San Domenico e quindi i nostri nonni hanno dato all'epoca il nome di San Domenico come frantoio leale. Poi avendo noi, mio padre Mancino come cognome, abbiamo tenuto così tanto portare fuori nel mondo l'olio con il nostro marchio, ecco, con il nostro cognome, così da dare un'impronta al territorio. E visto che ci troviamo, parliamo della storia, la storia di questa azienda, di questa famiglia. Viene da molto lontano. I miei nonni avevano una masseria dove oggi ci sono i forni dell'Ilva, una grandissima masseria con un frantoio ipogeo molto antico. E purtroppo la storia ha voluto, purtroppo e per fortuna, di lasciare quella zona perché ormai adesso lì ci sono quei forni, c'è l'Ilva, e sono negli anni 60 venuti qui a Gioia del Colle, dove adesso noi risiediamo, dove loro hanno impiantato questo frantoio leario che con molta passione portiamo avanti. Abbiamo un'intervista doppia oggi, parliamo con Patrizia che è la socia di Filippo, ci dici anche tu il tuo ruolo nell'azienda, questa generazione anche nuova, per un prodotto antico, come diceva Filippo. Beh, io non sono, a differenza di Filippo, non sono nata in questo settore. Mi sono avvicinata al mondo dell'olio qualche anno fa. Devo dire, ho subito incontrato un grande feeling sia con la famiglia sia con questo settore, perché è un prodotto davvero molto prezioso e forse sottovalutato. Mi sono appassionata davvero tanto all'olio e quindi ho deciso di impegnare tutte le mie energie in questo settore. Devo dire, non è facile perché ripeto, è un prodotto ancora poco compreso, poco conosciuto nel suo vero valore e noi però ce la mettiamo tutta per cercare di far capire alla gente che l'olio non è l'ultimo degli ingredienti, ma è probabilmente l'ingrediente principale per la riuscita di un buon piatto e anche naturalmente dal punto di vista della salute. Le immagini lo potranno testimoniare, quelle che abbiamo girato, stiamo girando, un oleificio pulitissimo dove si sente un odore, un bellissimo odore, una bella fragranza di olio. Partiamo da un presupposto: se non facciamo qualità, noi del sud con questo olio siamo spacciati, anche perché questo prodotto costa, vero Filippo? Costa tantissimo, è sempre costato tanto. Se vogliamo fermarci un attimino e essere attenti, una pianta aveva bisogno di 20 anni per arrivare a produzione. Adesso hanno ridotto un attimino i tempi, ma se vogliamo tener conto quanto lavoro ha bisogno quest'oliva per poi diventare olio, da lì capiamo quanto prezioso sia e quanto valore dobbiamo dare a questo prodotto. La Puglia ancora non è pronta, dobbiamo dire la verità, da questo punto di vista. Io ho sempre cercato, abbiamo sempre cercato di non vendere l'olio, ma di vendere qualcosa che sia anche di design, quindi di dare un attimino a questo meraviglioso prodotto un'immagine più innovativa, più elegante, proprio perché è oro. Facciamo anche altro. Il nostro frantoio è aperto anche alla popolazione locale perché per ottenere il proprio olio, quindi arrivano qui con le proprie olive e noi facciamo un lavoro di conto terzi. Ci hanno premiato, ci premiano, noi andiamo avanti con molta, come diceva Patrizia, con molta Passione, passione fatica. e con molta fatica. Tutto qui. Con Patrizia, parliamo di mercato. Dove va quest'olio? Dove è apprezzato? Chi lo acquista? Il nostro olio, beh, noi ci siamo orientati principalmente al mercato estero, di medio-alto livello.
e quindi è un olio che poi si trova nei ristoranti, negli ottimi ristoranti esteri, naturalmente anche in Italia, e sulle tavole comunque di tutte quelle persone che fanno davvero attenzione a quello che mangiano e che cercano il vero prodotto italiano. Oggi è un termine abusato, made in Italy. A volte si fa ovviamente un po' di confusione e tutto sembra made in Italy, quindi noi cerchiamo testardamente e con molto coraggio di portare avanti il nostro prodotto e farlo conoscere il più possibile. Filippo, uno dei problemi su cui il Made in Italy, il Made in Puglia si deve confrontare, questa concorrenza, a volte concorrenza sleale in diversi settori, e l'olio è assolutamente uno di questi. Cioè, pensiamo per esempio alle olive che arrivano dalla Tunisia, dal Marocco, e magari possono essere spacciate per olio nostrano. Come si vince questa partita? Innanzitutto no. Per fortuna non arrivano più olive, arriva l'olio, è ancora peggio. Prima di tutto la politica deve fare la sua parte, perché la politica negli ultimi anni ha svenduto questo settore all'estero. Noi eravamo i leader in tutto, ma principalmente nell'olio, adesso non ci spieghiamo come la Spagna detta le leggi. Questo perché la politica ha donato, l'ha regalato totalmente per qualche spicciolo. Ci possiamo salvare con l'unione, con la collaborazione e con la tenacia di noi produttori, facendo qualità e portando sui mercati il vero prodotto. Questo oggi è quello che possiamo fare, però sicuramente la politica deve fare la sua parte, deve riprendere quello che era nostro, quello che i nostri nonni hanno creato, quello che con molto sacrificio hanno realizzato. Patrizia, ci siamo incontrati a Slow Food che qualche giorno fa. Qual è l'esperienza di fiere di questo tipo? Funzionano ancora? È ancora un momento in cui si può promuovere il prodotto? Oppure magari in questo caso quella non era particolarmente una fiera di settore, era una fiera molto più allargata. Qual è l'esperienza in questo tipo di manifestazione? Noi abbiamo sempre creduto molto nelle fiere, perché comunque sono un'ottima vetrina per veicolare il marchio e naturalmente per entrare in contatto con gli operatori del settore. La fiera di Torino, in particolare Salone del Gusto, è una fiera rivolta principalmente all'utente finale, al consumatore finale, oltre che agli operatori. Noi riteniamo che si debba fare molta attenzione da parte degli enti fieristici nella selezione delle aziende partecipanti, in modo che l'immagine del prodotto italiano sia davvero forte e sia poi effettivamente recepibile, ma che sia vera, perché ultimamente, anche soprattutto per la crisi, si tende a fare numeri, ma non sono i numeri in questo caso che vincono, quanto la qualità dei visitatori e degli espositori. Per cui è sempre uno strumento molto forte quello della fiera, però bisogna fare molta attenzione ad una selezione delle aziende partecipanti e naturalmente ad incoraggiare il visitatore di qualità nell'avvicinarsi a questi eventi. Filippo, chiudiamo con una speranza, insomma, è possibile raccontare il territorio attraverso il marketing, fare in modo che il turista possa venire qui, possa vedere il nostro splendido paesaggio e quindi poi acquistare sul territorio i prodotti? Può essere una strada? È l'unica strada possibile, noi possiamo fare il nostro, però anche lì le amministrazioni locali devono fare la loro parte. Se noi ci spostiamo dalla Puglia, forse la più bella d'Italia, vediamo che negli altri paesi del nord Italia quasi tutte le settimane, quasi tutti i giorni d'estate ci sono sagre. Le sagre non servono solo per far uscire la gente di casa, ma per far conoscere il territorio. Quindi sagre funzionali che sono importanti, che attirano gente da tutta Italia e da tutto il mondo, e in quel momento noi potremo raccontare la storia del nostro territorio e i nostri prodotti.